Buonasera Vittoria Matarrese. Buonasera Lorenzo. Direttrice della Fondazione Balli e poi una delle massime esperte, diciamo, di quel campo larghissimo che è l'arte contemporanea. Allora, proviamo a mettere una bussola lì dentro. Quali sono oggi i criteri che determinano la fortuna o meno di un'opera, di un artista nel contemporaneo? Mamma mia, che grande domanda. Beh, i criteri sono sicuramente tanti, molteplici. Effettivamente dovremmo già cercare di capire cos'è la fortuna. Vuol dire avere soldi, vuol dire essere esposti, vuol dire essere conosciuti, perché a volte si è conosciuti ma non si guadagna nulla. Ancora vale anche oggi. Quindi i criteri sono tanti. In teoria direi un lavoro ottimo da parte dell'artista e poi una forma di casualità. Bisogna essere nel posto giusto, al momento giusto, essere visti dalle persone giuste, ecco, e questo insomma è una serie di circostanze, però alla base ci deve essere un buon lavoro, sicuramente. Tu nel tuo lungo percorso hai toccato tanti sentieri molto interessanti. Quando devi andare a cercare, a scoprire, quali sono i luoghi dove vai a scoprire o prediligi le persone direttamente? Sì, il primo luogo è sicuramente l'atelier dell'artista, nel senso che fare visite, quello che noi chiamiamo studio visit, credo che sia la cosa più importante, perché questo permette non solo di scoprire il lavoro dell'artista, ma anche di scoprire l'artista. Quindi di avere delle conversazioni, di capire dove si situa il suo pensiero, quello che ha voglia di fare. Quindi una conversazione è qualcosa che è molto illuminante, diciamo, sulla pratica. Poi chiaramente in altre mostre, in fiere, in gallerie, in altri musei, insomma un po' ovunque, ecco. Soprattutto nella tua esperienza del Palais de Tokyo ti sei occupata di quella che forse apparentemente è la più effimera delle espressioni contemporanee, ma forse anche quella che la rappresenta di più, la performance. Cioè quella che si basa su tutta una serie di criteri variabili e casuali, perché può essere col corpo, col pubblico, senza il pubblico, di breve durata, lunga. Sì, la performance è qualcosa che a me piace tantissimo, ma mi piace soprattutto perché credo che sia uno dei mezzi più immediati per un artista di rispondere ad un contesto politico, ad un contesto sociale. Perché una mostra a volte ci si mette 2 anni a prepararla, 3 anni, 1 anno e mezzo, quindi diciamo che dal momento in cui un artista comincia a preparare una mostra al momento in cui la mostra comincia possono succedere tantissime cose, però il concetto della mostra lui è lì e quindi questo non cambia. Invece una performance permette davvero di reagire, secondo me permette all'artista di essere davvero in sintonia con un tempo storico che è veramente immediato e quindi è lì che noi vediamo come l'arte riesce a farci riflettere su quello che ci circonda e quindi la società, la politica, insomma quello che succede nel mondo. Tu hai iniziato studiando architettura, ti sei occupata di cinema, passando anche per luoghi non poco nobili come i Cahiers du Cinéma e poi tutto il tuo percorso artistico che ti ha portato in alcuni luoghi topici della contemporaneità fino appunto alla Fondazione Balli. Il canone è allargatissimo perché adesso c'è un'esplosione, non si può più considerare un'arte di serie B da tanto tempo, si spera il fumetto. E anche lì, veramente, come si fa a orizzontarsi in questo mondo così di linguaggi sfracellati? Non lo so. No, veramente non lo so, perché a me è tutto capitato un po' per caso, nel senso che... Ecco, Ritorniamo al tema, ma io ho preso un po' dei treni che passavano di là, mi ci sono aggrappata e sono partita così da un lato o dall'altro. La cosa che unisce fondamentalmente tutto quello in cui ho viaggiato è la creatività, la creazione, quindi il rapporto con l'arte, quindi arte cinematografica, arte performativa, arte plastica, installazioni, è tutto quello che mi interessa in realtà, veramente il rapporto su come si crea, perché si crea, cosa si crea. Poi il linguaggio oggi appunto è, come hai detto tu, è completamente aperto, è molteplice, è super diverso, quindi sta a noi andare a cercare le radici di questo linguaggio ogni volta che ci si presenta qualcosa che non conosciamo, quindi andare alla ricerca del perché, vedere cos'è, è una ricerca interessante, non lo è già stata fatta, è nuova, insomma, ecco, questo è tutto il rapporto della scoperta. Torno ancora
riflettendo su quello che stavi dicendo prima, sul fatto che hai preso dei treni al volo e poi però il tuo ruolo, quando devi scegliere adesso gli artisti su cui intravedere il futuro, diciamo così, dici io opero sempre delle scelte. Allora, c'è cioè, da una parte la casualità e dall'altra, diciamo così, il baricentro è quello della scelta. E così è una lotta contro la casualità a questo ma punto. Ma sì, ma anche il treno è una scelta, nel senso che il treno passa, poi scegliamo di prenderlo o non prenderlo, no? Voglio dire, e a volte scegliamo di vederlo o non vederlo passare. Quindi no, secondo me la scelta è sempre alla base di tutto. E anche rispetto all'arte, chiaramente io faccio delle mostre con un certo numero di artisti, scelgo gli artisti che ho voglia di far vedere. Non c'è un artista per tema, ce ne sono migliaia. Grazie Vittoria Mattarrese per essere stata con noi. Grazie a te, grazie mille.